circa 12 anni. Sono stato figlio d'arte in quanto mio padre suonava la tomba, quindi è deceduto. Io ho proseguito questo percorso e ne sono non felice, ma di più, in quanto mi ha dato la possibilità di crescere sotto tutti gli aspetti. Il rito della Settimana Santa lo sentiamo veramente tanto. Noi abbiamo la Desolata di Cepollaro, che tra l'altro viene anche seguita con i bambini, e questo è molto importante perché già dalla tenera età cominciano a seguire questo rito e lo fanno veramente con entusiasmo. L'emozione sta anche nel prepararsi dalla prova, dall'incontrarsi o proprio nei momenti clou. La preparazione anche del vestirci, quindi della divisa, il pantalone nero, la camicia, la cravatta, il cappello, la preparazione dello strumento, quindi è un susseguirsi di emozioni. E sarà alla fine il gruppo che fa stare più felici, anche suonare, anche perché la prima uscita l'abbiamo fatta a San Domenico, però credo che continuerò fino a quando sarò grande in banda. Di anno in anno si rinnovano le stesse emozioni, di anno in anno si aggiunge sempre qualcosa di nuovo. Noi peraltro siamo tra le bande, diciamo, con una tradizione un po' più longeva di esportazione dei nostri riti. Abbiamo recuperato negli scorsi anni il fondo Michele Carelli, che è in giacenza parte presso la biblioteca comunale di Bitonto, parte presso la Fondazione De Palo Ungaro, recuperando i manoscritti autografi del Carelli e restaurandoli proprio fisicamente. E abbiamo fatto questa operazione filologica che ci ha consentito di registrare le marce funebri così come sono state scritte dal Carelli, e operazioni analoghe le abbiamo fatte su partiture di Davide delle Cese, appunto di Pasquale La Rotella, dagli Abate e quindi insomma di anche altri autori minori bitontini. La magia della banda risiede proprio in questo: non avere soltanto professionisti che lo fanno per mestiere come può accadere in un'orchestra, ma avere gente di tutte le estrazioni sociali, culturali e di tutte le tradizioni diverse che si incontrano in questo luogo, così come in altri luoghi, per far musica insieme. Siamo affezionati e particolarmente presi da questa tradizione plurisecolare che si rinnova di anno in anno.